Oggi prepariamo la pasta per fare i tortellini ripieni fritti. Gli ingredienti sono questi: farina, uova, ho messo dello zucchero, ho messo del burro e una mezza bustina di lievito. E adesso sto impastando per fare una bella palla omogenea. L'impasto ora è pronto. A questo punto lo lasciamo riposare coperto da un tovagliolo per circa mezz'ora. Nel frattempo, noi dobbiamo preparare il ripieno per i tortellini fritti. Per il ripieno abbiamo messo insieme le quattro marmellate e abbiamo tritato fini gli amaretti. Abbiamo messo le 2 cucchiai di caffè in polvere e anche l'uvetta e abbiamo mescolato il tutto in modo uniforme e lasciamolo riposare ancora per una mezz'oretta. Abbiamo ripreso in mano la sfoglia, abbiamo tirato un bel rotondo così, l'abbiamo tirata bene, dello spessore di circa 3 mm e adesso andiamo a mettere un po' di marmellata, un po' di ripieno con le marmellate per formare dei tortellini. Ecco. Dopo la ripieghiamo, adesso lo mettiamo così. Ecco. Così. Allora, dobbiamo bagnare un po' la sfoglia con la chiara d'uovo, perché così poi quando si friggono non si aprono e restano belli chiusi. Ecco, così mettiamo un po' di chiara d'uovo e poi lo giriamo e facciamo dei bei tortellini. Così la schiacciamo un po' la pasta. Ecco. Poi con la rotellina li tagliamo, che adesso arrivo. Ecco qua, un tortellino pronto da friggere. Procediamo in questo modo fin tanto che non abbiamo ultimato Sì, gli ingredienti, impasto l'impasto e le e marmellate. A questo punto immergiamo i nostri tortellini dolci in abbondante olio bollente e li lasciamo soffriggere finché sono ben dorati da ambo le parti. Poi li ritiriamo con una mestola e li mettiamo nel vassoio e ci si aggiunge zucchero a velo a piacere. A questo punto i nostri tortellini sono pronti. Buon appetito!